Ok ragazzi, nuovo episodio, oggi parleremo dell'Hypertrophy Specific Training, un programma in realtà abbastanza poco conosciuto che è stato pubblicato nel 2000 da Brian Aycock e che voleva semplicemente basarsi su tutte quelle che sono le evidenze scientifiche dell'epoca riguardo all'ipertrofia, quindi se vogliamo il primo metodo di allenamento veramente evidence-based. E la cosa divertente che vedremo tra un attimo è che le evidenze del 2000 sono molto diverse dalle evidenze che adesso vengono proposte dal 2013 più o meno, le evidenze scientifiche, e questo fa capire come magari tra altri 20-30 anni si tornerà a proporre altre evidenze scientifiche ancora per quanto riguarda la teoria dell'ipertrofia. Comunque detto questo, vediamo come è strutturato il programma, quali sono i pro e i contro e poi vi darò le mie conclusioni finali. Per iniziare, come al solito, basiamoci su quella che è l'analisi delle quattro variabili dell'allenamento, quindi volume, densità, intensità percepita e intensità di carico, per iniziare a leggere e capire dove vogliamo arrivare a parare. Allora, per quanto riguarda il volume, questa è la cosa veramente più bella: il volume è basso, perché le evidenze scientifiche dell'epoca dicevano che non serve troppo volume del singolo distretto muscolare per crescere. E in particolare si parla di 1-2 set per workout ripetuta 3 volte a settimana. Quindi già vediamo che è un'impostazione, se avete visto il video riguardo al lavoro e all'allenamento ad alta intensità, un'impostazione che sta ritornando in voga, anche se rivista in maniera un po' più diversa. L'intensità di carico è variabile, nel senso che il programma è diviso per fasce, per blocchi. La prima settimana si lavorerà su un 15 RM, successivamente su un 10 RM e infine su un 5 RM, quindi blocchi di 3 settimane, e quando si rinizia ciascun blocco si deve superare il carico che si utilizzava la settimana di riferimento. Quindi la quarta settimana devo superare il carico che utilizzavo nella prima settimana. Schema abbastanza interessante, ed effettivamente l'intensità di carico è il parametro che è la variabile target, quindi la variabile su cui vogliamo puntare. Ed è interessante perché la base delle evidenze scientifiche sembrava dire che il sovraccarico progressivo fosse effettivamente il metodo migliore per assicurarsi uno sviluppo ipertrofico. È interessante perché in realtà hanno già parlato del concetto di sovraccarico progressivo, dovrebbe essere inteso in maniera più omnicomprensiva. Peraltro ho fatto un video su IGTV di recente su quello che sono effettivamente i parametri su cui si può migliorare all'infinito. Comunque, detto questo, l'intensità di carico è variabile ed è la variabile target. Intensità percepita è medio-alta, normalmente si parla di raggiungere il cedimento tecnico su tutti gli esercizi, in alcuni casi si supera un filino. Quindi per un lavoro di bodybuilding diciamo che è una giusta intensità percepita, stiamo nell'effort pieno in fascia bodybuilding, se così possiamo dire. E per quanto riguarda invece la densità, è in realtà tendenzialmente bassa, perché non ci sono delle indicazioni per quanto riguarda i tempi di recupero, che dovrebbe essere gestita a sensazione proprio per permettere questo miglioramento del carico, il mantenimento della buona intensità percepita e di una buona qualità di lavoro sulle poche, perché alla fine poche sono, serie allenanti che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece i parametri di allenamento, la frequenza è relativamente bassa nel corso della settimana, perché l'Hypertrophy Specific Training suggerisce di allenarsi 3 volte a settimana in full body, quindi frequenza bassa settimanale. Frequenza sui singoli distretti invece è relativamente alta, perché si parla di 3 allenamenti a settimana per gli stessi. Quindi subito passiamo alle conclusioni riguardo a questo metodo. Allora, come detto, credo e condivido tanto il discorso del tenere un volume relativamente basso e cercare di lavorare su una frequenza maggiore. Che cosa vuol dire quello? Ho già parlato spesso del discorso che il nostro scopo in allenamento è quello di dare uno stimolo ipertrofico quanto più ampio possibile, col minor volume possibile, in modo da non affaticare troppo il distretto muscolare ma stimolarlo a dovere. Quindi il distretto deve essere sostanzialmente violentato col minor sforzo possibile, e questo ci permette anche di lavorare sulla frequenza, nel senso che se io non disperdo troppe energie il muscolo recupererà anche piuttosto velocemente, e potrò allenarlo con una frequenza maggiore nel corso della settimana. Frequenza maggiore nel corso della settimana, nel corso del mese, nel corso dell'anno, vuol dire anche processi ipertrofici velocizzati, ok? Banalmente, perché uno stimolo che magari impiega 10 allenamenti ad essere dato, invece di darlo in un mese, per esempio, non è a caso, lo riesco a dare in una settimana. Quindi lo stesso risultato, invece di raggiungerlo in un mese, lo raggiungo in una settimana, perché riesco a convogliare tutti 10 allenamenti, no? In una settimana, ok? Numeri a caso, come ho detto. Però questo è per far passare il concetto, ho già parlato sul video dedicato alla frequenza di allenamento. Quindi da questo punto di vista mi trovo molto d'accordo.
Su quel che non mi trovo d'accordo è innanzitutto una frequenza settimanale bassa, perché io non amo la full body perché tende a penalizzare troppo il volume e soprattutto il volume di warm up, che è essenziale, perché ok, possiamo anche fare una o due serie allenanti per workout, non c'è problema, però io devo assicurarmi che prima di quelle singole serie, i cosiddetti top set, io riesca a fare il giusto warm up, quindi faccio tutto il warm up di cui ho bisogno a livello generale, faccio tutte le serie di avvicinamento di cui ho bisogno, e su questo ne ho parlato poi ampiamente su Instagram. Sono tutti lavori che devo necessariamente fare per potermi garantire un'ottimale performance su quel top set, e una full body realmente non mi permette di lavorare in questo senso. Quindi non sono tanto d'accordo sulla full body. Ok, vogliamo tenere una frequenza elevata? Perfetto, facciamolo però sfruttando una frequenza un po' più alta a livello settimanale. Quindi mi alleno magari 5 giorni, ma non faccio full body. Questo è un pensiero. Detto questo, altro punto su cui mi concentrerei è non fare di tutto l'erba un fascio, nel senso che il bodybuilding è in primis proporzione e simmetria, e devo cercare di modulare la mia frequenza dell'allenamento, lo stimolo che voglio dare ai muscoli, per ritrovare proporzione e simmetria. Quindi questo banalmente, in maniera molto volgare, vuol dire semplicemente differenziare il lavoro tra i distretti carenti e i distretti che invece stanno avanti, ok? Ma cerco di aumentare la frequenza e un volume qualitativo sui distretti carenti, tengo un volume qualitativo con una frequenza ridotta sui distretti che stanno avanti, per recuperare linee, proporzioni e simmetria. Quindi niente, questo è tutto per l'hypertrophy specific training. Vi invito a riflettere sul fatto che le evidenze scientifiche sono oggette a riformulazioni e riconsiderazioni nel corso degli anni, perché si basano su approssimazioni, e questo purtroppo è non ci si può fare niente a riguardo. Spero che il video vi sia piaciuto, scrivete qua sotto nei commenti tutto quel che pensate, se l'avete provata come metodologia, in modo da sterare il nostro solito confronto. E detto questo, vi rimando al prossimo episodio.